Minchia, un altro paio te ne sei comprato. Ma quanto cazzo spendi di vestiti? I soldi da parte te li devi mettere, sennò col cazzo che lo apriamo il ristorante. Ma no, che belli! Quindi questo mese ti sei sputtanato tutti i soldi di quegli straordinari? Io questa fabbrica non la capisco più. Deve chiudere. Cazzo, gli straordinari ci fanno fare. Pure noi che cazzo ci andiamo a fare a lavorare? Mettiamoci in malattia e si comincia a lavorare per il ristorante. Io te lo dico subito, lontano dalla cucina. Puzza, non ne voglio più sentire. E l'odore dell'olio dell'officina mi rimane addosso sulla pelle. Neanche con la doccia se ne va. Ciao, frate. Ci vediamo domani al cambio turno. Diglielo tu a mio fratello che ci deve stare attento ai soldi. Gli ho detto di venire a parlarti, così finalmente ce lo dice se lo vuole aprire un nostro ristorante. Allora, la sogno pure di notte sta fabbrica. I rulli d'acciaio sempre più grandi diventano sempre più grandi e più grandi. Ma io, te e lui insieme siamo potenti. Sai perché? Lui è mio fratello, tu lo sei diventato. Adesso non ci ferma più nessuno.